Passiamo alla categoria regina mentre sta girando in pista la prima manche della QX5. Abbiamo Hiller Farri, direttore sportivo e tecnico del team Flying Devil Squadra, e leggiamo nelle cronometrate. Facciamoli passare e leggiamo nelle cronometrate. Primo posto Dillon Zimmermann, secondo posto Nicola Montalvini, terzo posto Stefan Schreiber nelle cronometrate col mitico team di Hiller. Hiller, raccontaci qualcosa. Già l'anno scorso hai proposto questo pilota con grandi soddisfazioni e quest'anno lo riproponi nuovamente per il 2012 e fa i tempi dei migliori, è uno dei migliori. Gioca podio e vittoria in questa prima gara di Asti con il KTM. Cosa hai fatto? Come hai preparato questo mezzo? E qual è la tua tecnica di gara che darai al pilota per la prima gara, per gara 1 dell'italiano? Qui, per chi conosce Stefan, Stefan non c'è da insegnarsi niente, non c'è da prepararsi il mezzo perché fanno tutto loro. E non vale sono così. Lo so, vale. Viva la sincerità. L'ho avuto l'anno scorso nel mondiale a Pont-de-Vaux. Grazie a lui e a Michael e Bruno abbiamo fatto la pole. Esatto, tra l'altro ricordiamo anche questa affermazione incredibile. E quest'anno ci ha fatto piacere che si è voluto riproporre nella prima gara con il nostro team. Purtroppo non lo potremo vedere a tutte le gare. Purtroppo godiamocelo oggi come ci possiamo godere tanti altri calibri, diciamo, di tutto il mondo a questo punto, perché abbiamo visto l'americano che fa la differenza, è inutile nasconderlo. Una differenza colmabile, Hiller, eh? Non c'è un oceano. È colmabile, è vero, però ci sono sempre tanti. E poi mi sembra, avendo visto le cronometrate, che Stefan non abbia mai avuto un giro perfetto davanti a sé nelle cronometrate, sia sempre bene o male è stato intruppato in traffico e quindi non abbia potuto dare la miglior prestazione che giro. Certo, è vero, però conoscendo Stefan tiene sempre qualcosa in serbo per la fine. Ah, è cavolicchio, quindi è una lotta dura, insomma. Vediamo. Sicuramente sarà una gran bella marcia, una gran bella competizione, perché qui proprio riusciamo a vedere una gara forse meglio di una gara d'europeo. Sì, senz'altro abbiamo visto tante forze in campo, anche qualcosa dagli Stati Uniti d'America che ha ottenuto il primo posto, ma vediamo dei piloti molto vicini e siamo convinti che il tuo pilota e il tuo team darà grande battaglia dal primo all'ultimo giro di gara 1 e perché no anche di gara 2, insomma. Vabbè, bocca al lupo grande Hiller. Questo sicuramente. Hiller, una nuova opinione da parte tua dopo gara 1 è un punto della situazione, ce lo concederai? Certo. E allora, Hiller, in bocca al lupo a te e Stefan Schreiber. Grazie.